strada, ma poi la contropartita, la chiusura dell'ospedale. Allora, però qualcun altro dice, Gino Strada ha detto, ma qualcuno ci ha fatto questa montatura, no? Allora, se non è stato Karzai, che poi ha liberato i treni emergency appena gli erano portati a Kabul, si può immaginare che sia stato questo governatore dell'Helmand, che è una specie di cocco dei britannici? No, ma no, ma mi scusi, lì siamo in una zona di guerra. Ci sono 15.000 soldati che combattono una controguerriglia, che sono diretti e organizzati dall'ISAF. Quindi tutto quello che si è scritto sui servizi segreti afghani, sul governo e così via, è in larga parte totalmente fuori bersaglio. È stata allora l'ISAF che ha deciso di togliersi dai piedi, no, questo ospedale, il governo Karzai, i servizi di sicurezza afghani, che le assicuro io l'ho visto, i servizi afghani, non è per carità di patria, non ne parliamo, hanno fatto quello che gli è stato detto di fare e a un certo punto contavano su una scarsa reazione del governo italiano, contavano sul fatto che la cosa passasse sotto silenzio dopo un po'. Non è stato così, per fortuna. Non è stato così, per fortuna. Il governo italiano, dopo una prima esitazione che poteva confermare questa ipotesi, invece è intervenuto in maniera abbastanza seria. Anche l'ONU è intervenuto. Sì, l'ONU ha fatto qualche dichiarazione, eccetera, ma la vera dinamica è stata all'interno dell'ISAF. Noi abbiamo più di 2.000 soldati che contribuiscono alla sicurezza dell'Afghanistan. Non era pensabile una cosa di questo genere, montare un'operazione totalmente senza alcuna base, fatta in quei termini, era un grande schiaffo al nostro impegno per la sicurezza dell'Afghanistan. La cosa è dovuta rientrare nei termini in cui è rientrata, ma è finita malissimo, perché significa che migliaia di cittadini che saranno in qualche modo interessati o colpiti dall'offensiva militare non avranno più un ospedale a cui fare riferimento, e questo la dice lunga anche su com'è l'Afghanistan oggi. Dopo 9 anni di occupazione non ci sono le strutture più elementari in gran parte del paese. Mario Segni, lei che pensa di questa vicenda di emergenza? Ma sono rimasta a bocca aperta, veramente. C'è qualcheduno che teme che quell'ospedale sia in qualche modo di aiuto ai guerriglieri? Questo è che mi sembra una cosa assurda, veramente, perché l'idea invece di un ospedale che in una situazione come quella cura tutti è talmente straordinaria e anche talmente bella, se vogliamo, quasi quasi impossibile, insomma, che veramente uno avrebbe cercare di far di tutto per aiutare, per sostenere questi sforzi incredibili. Poi purtroppo posso immaginare che lì dopo ci sarà gente infiltrati, possono essere tutti, ma insomma un'azione umanitaria di questo genere va sostenuta. Però diciamo l'emergency ha dimostrato una grande forza in questa occasione. Emergency è l'unica struttura sanitaria esistente in quella zona, e questo la dice lungo. 9 anni di occupazione militare, 5 miliardi di dollari all'anno di aiuto civile, per non parlare della spesa militare, all'Afghanistan. In tutta quella zona c'è solo un ospedale, quello di Emergency. Questo è davvero straordinario in termini di degrado della situazione. Vorrei tornare un momento alla questione delle riforme. Allora, Segni, la sua profezia, qui abbiamo parlato del profeta Arlacchi, ma insomma anche lei. Guardi, se mi dà il libro e lo trovo, le apro anche. La sua profezia quasi. Non per fare. Non lo vedono così. Senta, tutte le domeniche leggo, o quasi, che Scalfari dice: siamo alla vigilia della riforma presidenzialistica e siamo alla vigilia della svolta autoritaria. Vorrei tranquillizzare Eugenio Scalfari: non siamo alla vigilia di niente. Ecco. Non siamo alla vigilia di questo Parlamento, non farà assolutamente nulla e non ci sarà nessuna svolta autoritaria, perché continueremo a vivere in questo caos. Invece di paventare questi fantasmi che non ci sono, caro Scalfari e caro Repubblica, ricordatevi che il caos c'è già, ricordatevi che la democrazia è già minata profondamente da un Parlamento che non esiste. Iniziate tutti i giorni a fare una campagna dicendo semplicemente ai cittadini: avete diritto di avere un vostro deputato e un vostro senatore, come ce l'hanno gli inglesi, gli americani, i francesi e tutti i tedeschi e tutti qua. Facciamo una campagna per questo, questa è la vera democrazia. Lei, diciamo, tutto sommato la soluzione del maggioritario... Non ho trovato la frase, ho letto il concetto. Anche la soluzione del maggioritario semplice all'inglese, no? È comunque meglio della nostra legge elettorale.
Ma no. Sicuramente, io penso che il sistema dei collegi che esisteva qualche tempo fa è più una quota proporzionale, era la soluzione più equilibrata. Sono stato eletto all'inizio degli anni 90 con quel sistema, ricordo di aver fatto una campagna elettorale pulita nel suo europea. Collegio. Sì, certo, era il modo più semplice e più democratico. Io se posso dire, molto modestamente, sono d'accordo con lei che questa barzelletta di 16 anni in cui si paventa da una parte o si desidera da altre una svolta autoritaria è appunto è una barzelletta, però una barzelletta che produce guasti enorme, perché voglio dire, tutto sommato, faccio un discorso paradossale: assumiamo che quello di De Gaulle sia stato un colpo di Stato come permanente, come diceva Mitterrand, ma almeno una volta, e poi ci sono i contraccolpi. Certo. Invece, se se ne parla per 20 anni, si distrugge tutto. No, a parte che De Gaulle, che poi in realtà non era un sistema autoritario, comunque, era quello che diceva d'accordo. Mitterrand, e poi è stato lui il presidente però, della Quinta. Però De Gaulle ha fatto la riforma, ha cambiato lo Stato, è stato eletto e poi se n'è andato. Esatto. Però, ha perso un referendum e se n'è andato. Altro quindi, stile. Per la verità, non mi pare che ci sia aria di questo genere. Ma il vero dramma di questa lunghissima vicenda sulle riforme istituzionali, ma soprattutto sulla giustizia, è che l'Italia è impantanata in una diatriba eternamente, soprattutto sulle leggi ad personam di Berlusconi, e non riesce a occuparsi dei suoi problemi. Il vero torto di Berlusconi, la vera colpa grave di Berlusconi, è quella di non fare nulla per l'Italia, di un governo che non fa nulla in realtà per i problemi concreti, perché, o fa poco per la verità, perché è tremendamente soverchiato dai problemi personali di Berlusconi. Meno male, dico io, che ci sono alcuni ministri bravi, bisogna riconoscerlo, Tremonti per primo, che tiene stretti i cordoni della borsa e impedisce che la finanza vada a carte 48. Meno male che ci sono alcuni che tengono queste situazioni, perché il governo è concentrato nella difesa delle leggi, in questa guerra eterna con i magistrati, anche di quella ci siamo stufati, mi consenta. Direi sì, nel frattempo però, e purtroppo nel frattempo però, il mondo cammina, il mondo va avanti, i problemi in Italia avanzano perché i disoccupati ci sono sempre di più e la crisi economica avanza, questo è il dramma in cui ci troviamo. Noi dobbiamo chiudere, ringraziamo Pino Arlacchi, europarlamentare dell'Italia dei Valori, e Mario Segni, che è tornato a fare il professore, ma che continua la sua battaglia, niente di personale, il titolo del suo libro, per le riforme nel nostro paese.